mozioni dal Consiglio regionale per salvare il superbonus. Sì da maggioranze 5 Stelle, no compatto dal centrodestra. Nidi gratis in Toscana, niente retta da maggio per le famiglie sotto i 35.000 euro di reddito. Forni crematori, serve un piano regionale, lo chiedono Movimento 5 Stelle e PD. Il consiglio regionale a fianco di Cure to Children per curare i bambini del Camerun, presentato a Palazzo del Pegaso il nuovo calendario con le Miss Toscane. Il Consiglio regionale si attiva per salvare almeno in parte il superbonus edilizio e lo fa approvando due mozioni, una presentata dal PD e una dal Movimento 5 Stelle. In entrambe si chiede al governo di non azzerare del tutto il provvedimento. Noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il Governo, sia perché si è valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti, e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni o degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali, e che il provvedimento del Governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, azzerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti. Alle richieste del PD si sono aggiunte quelle del Movimento 5 Stelle, che ha bocciato la decisione del governo Meloni di rivedere al ribasso lo strumento. Questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL, ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il ministro Giorgetti e tutto il centrodestra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura, quando erano anche loro nel governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del super bonus. Quindi noi abbiamo chiesto, come Movimento 5 Stelle, al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie non far parte di questo provvedimento quando non ha le loro dichiarazioni dei redditi non hanno la capienza necessaria. Le due mozioni sono state approvate con i voti del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle e sono state respinte con forza dal centro-destra. Perché si continua a far finta di non capire che l'operazione del superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità, nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo, ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato. È una situazione potenzialmente esplosiva, naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del superbonus, mentre per mettere anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90%. Ci sono tante aziende serie che hanno o fatto i lavori o acquistato i crediti, ma con un meccanismo che evidentemente non trovava mai fine e ha continuato a gonfiare questa bolla speculativa fino a livelli che conosciamo, appunto oltre 70 miliardi. Da questo punto di vista il governo si è dichiarato disponibile a rivedere la normativa, si sta pensando per esempio ad una cartolarizzazione dei crediti, ma l'aver eliminato
determinato l'automatica responsabilità penale delle banche, potrà portare da una parte le banche a riaprire i cordoni della borsa, cioè a ricomprare i crediti, quelli buoni, e dall'altra parte abbiamo visto le dichiarazioni di disponibilità anche del presidente di Confindustria Bonomi, perché è chiaro che le aziende più grandi, a fronte di uno Stato serio che garantisce nel tempo la copertura, potranno tornare ad acquistare questi crediti. Nidi gratis a partire da maggio per circa 15.000 famiglie toscane. Grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la Regione Toscana dispone infatti delle risorse necessarie a sollevare dal pagamento delle rette i nuclei con reddito sotto i 35.000 euro. Si tratta di circa 230 milioni di euro in 6 anni e di conseguenza questo ci consente di abbattere, diciamo, la retta per coloro che arrivano a 35 mila euro di reddito. È un concetto, quello degli asili nido gratis, di cui si parla da tantissimo tempo con la legislazione nazionale, ma visto che la legislazione nazionale non è arrivata, almeno per una fascia di reddito di questa natura in Toscana avverrà. Noi abbiamo calcolato che possa arrivare a coinvolgere circa 15.000. La Giunta Toscana si impegna a elaborare quanto prima il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, adeguandosi a quanto prevede già dal 2001 la normativa nazionale. Lo ha chiesto all'unanimità il Consiglio regionale, approvando una mozione del Movimento 5 Stelle emendata dal PD. Dal 2001 ad oggi, siamo nel 2023, questo piano ancora non è stato fatto, nonostante nel 2019 sia stata approvata già una mozione in Consiglio regionale che richiamava appunto la necessità di questo piano, che la stessa assessora Saccardi avesse detto che entro poco avrebbero provveduto, però ad oggi non si è visto ancora niente. Nel frattempo le grandi imprese di costruzione dei templi contattano i comuni, soprattutto quelli più piccoli, allettati dalle percentuali sulle commesse, è brutto chiamarle così, purtroppo rimangono sempre commesse, sul numero delle cremazioni. Quindi stiamo assistendo in Toscana a un proliferare di forni crematori. Ne abbiamo già 12 e crediamo che la Regione Toscana debba sanare questo ritardo veramente increscioso di 20 anni e oltre su questa pianificazione, anche perché la pianificazione deve tener conto del numero degli abitanti e dell'indice di mortalità, perché altrimenti si arriva proprio a un proliferare di un'industria funeraria di cui proprio non abbiamo bisogno. Le bellezze toscane, finaliste a Miss Italia 2022, protagoniste degli scatti benefici per i piccoli malati del Camerun. È questo il cuore del nuovo progetto di Fondazione Cure to Children, sostenuto dal Consiglio regionale della Toscana, che punta ad assicurare una consulenza specialistica in onco-ematologia pediatrica ai medici impegnati nel paese africano. Sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri, in paesi emergenti, e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri. Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso, perché lo scorso anno a giugno siamo stati in Camerun, dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale e ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente, 100 bambini oncologici. Immaginate voi che impegno è per noi, ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi, per la Cure to Children, per i nostri sostenitori, l'apice del nostro successo, perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun, dove non è garantita neanche una corretta diagnosi, potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi, genitori della fondazione, ma anche lo staff medico, per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà. Il progetto verrà finanziato con la vendita del calendario 2023 di Cure to Children, che raccoglie gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli durante l'ultima finale di Miss Italia, andata in scena lo scorso settembre a Casciana Terme.
Con il sostegno a questa iniziativa, il Consiglio regionale conferma e rinnova la sua collaborazione al fianco delle associazioni impegnate per i più fragili. Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure to Children. È un modo per fare anche noi la nostra parte, per sostenere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di volontariato, iniziative tese a sostenere chi soffre. Penso che ogni qualvolta una associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste, noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea legislativa, perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato, del sostegno a chi soffre, e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso. A Cure to Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni, un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo. Cure to Children è una tradizione importante anche per il Consiglio regionale, questo legame che si rinnova, questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue. Quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva. Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni, donne e uomini, a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso, così in modo così determinante, lasciatemi dire, perché veramente c'è molto da fare per il prossimo. Continuo a dirlo quasi tutti i giorni, la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro. Ecco, cerchiamo di vivere in un mondo così e fondazioni come Cure to Children ci aiutano. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.